È da poco terminato l'allenamento e siamo in compagnia di Cigarini che a breve risponderà alle domande inviate dai giornalisti. Luca, iniziamo dalla prima. Innanzitutto, come stai fisicamente dopo l'infortunio? Sei tornato da poco a disposizione? Sei pronto a dare una mano alla squadra per centrare l'obiettivo? Sì, sono tornato ad allenarmi da poco con la squadra e purtroppo ho avuto questi due infortuni. Speravo sinceramente potessero togliermi meno tempo, ma si sa, possono succedere. Sono pronto, voglio dare il mio contributo anche perché ormai sono fuori da 3 mesi e questa cosa mi sta un po' scocciando, quindi fortunatamente mi sento abbastanza bene, non sono ancora naturalmente al 100%, però ci lavoreremo. Quanto ti è mancato il campo e dal lato della tua esperienza, cosa è mancato alla squadra visto che occupa l'ultima posizione? Personalmente mi è mancato tanto, tanto perché poi il gioco del calcio è sempre un divertimento, quindi quando non hai la possibilità di divertirti ti tolgono gran parte di quello che puoi fare e ci stai male, quindi è successo anche a me, ma sappiamo che sono cose che possono succedere. Per quanto riguarda la squadra è normale che sono mancate tante cose, sono mancate tante cose. Ma lo sappiamo perché ogni giorno ne parliamo, analizziamo la situazione, le sconfitte e sappiamo che dobbiamo fare di più, molto di più, però siamo consapevoli che abbiamo ancora la possibilità di farcela. Quanto è ampio lo spazio a favore del Crotone per salvarsi? Spazio ce n'è, come ho detto prima, tempo ce n'è. Fortunatamente ancora dipende tutto da noi, perché se riusciamo a portare a casa dei risultati importanti, dipende ancora tutto da noi e questa è la cosa principale ed è quella che ci deve dare benzina per affrontare le prossime partite. Quanto credete nella salvezza e passa dall'uscita questa salvezza? Ma nella salvezza ci crediamo assolutamente, assolutamente sarebbe un problema se non ci si credesse, saremmo noi più grandi a dover prendere provvedimenti, ma questa squadra ancora ci crede, giustamente, perché come ho detto prima lo spazio ce n'è. Naturalmente passa gran parte della possibile salvezza dal nostro stadio, dalle partite giocate in casa, però ormai dobbiamo affrontare tutte le partite in casa, in trasferta, nella stessa maniera, quindi che sia lo Scida o che sia in giro per l'Italia, dovremo cercare di fare più punti possibili. Prossimo avversario il Cagliari, tua ex squadra che non sta attraversando un bel periodo ed è reduce dal cambio di allenatore. Cosa servirà per avere una meglio? Più voglia di vincere rispetto a loro, sicuramente più voglia di tirarci fuori da questa situazione. Ci servirà più grinta, più carattere, ma più tutto, star qua ad elencare tutto quello che ci servirà e facciamo notte, quindi ci servirà più tutto rispetto a loro.